Noi oggi abbiamo preparato questi buonissimi vasetti di marmellata di mele. Vi faremo vedere esattamente la ricetta. La marmellata di mele è ottima per preparare dolci, crostate e anche per fare colazione la mattina con del pane fatto in casa, come in questo caso noi la stiamo spalmando sul pane che abbiamo preparato ieri sera. Adesso, prima che la marmellata sparisca del tutto, vi facciamo vedere gli ingredienti. Abbiamo messo a bollire l'acqua con dentro i barattoli dove metteremo la marmellata di mele, così li sterilizziamo prima. Sbucciamo 2 kg di mele e li tagliamo a pezzetti. I nostri barattoli stanno per bollire, quindi tra un po' li toglieremo. Possiamo spegnere perché i nostri barattoli stanno bollendo nell'acqua. Li lasciamo per altri 10 minuti e poi li togliamo. Capovolgiamo i barattoli che abbiamo appena sterilizzato, poi li asciugheremo per bene perché prima di metterci la confettura di mele devono essere completamente asciutti. Per comodità noi utilizziamo la lama Ultra Blade del Moulinex High Companion perché ci permette di non sminuzzare prima o comunque di frullare le mele, perché tutto avverrà mentre si cuoce la confettura. Versiamo 2 kg di mele che abbiamo precedentemente sbucciato e tagliato a pezzetti. Si tratta di mele golden, circa 11 mele, poi dipende anche dalla grandezza. 1 kg di zucchero di canna. Abbiamo grattugiato 2 limoni e abbiamo aggiunto un pezzo di scorza di arancia, sempre un po' tagliuzzato. 4 grammi di zenzero. Abbiamo impostato il Moulinex a velocità 5, 110 gradi per un'ora. Premiamo start per far iniziare la cottura della confettura di mele. Accorgimento: se utilizzate il Moulinex High Companion per fare la confettura di mele, non mettete il tappo sul coperchio, perché purtroppo il problema del Moulinex è che forma tantissimo vapore all'interno e quindi questo non permette in genere alla marmellata di addensarsi. Questo non dovrebbe essere un grande problema con la mela, perché in genere la marmellata di mele si addensa più di altri tipi di confetture. Però in ogni caso vi consigliamo di non mettere il tappo. Ecco qui, dopo un'ora il Moulinex ci avvisa che possiamo controllare adesso la marmellata, vediamo un po' com'è venuta e nel caso la teniamo ancora un altro po'. L'aspetto è ottimo, l'unica cosa è che a noi i pezzetti non tanto piacciono e comunque pensiamo che sia meglio frullarli, e quindi, visto che abbiamo messo, come abbiamo detto prima, la lama Ultra Blade, adesso la facciamo andare a velocità più alta in modo da eliminare questi pezzetti. Dopo 1 minuto di lama Ultra Blade a velocità 13, la marmellata è praticamente così. Dobbiamo decidere se farla cuocere ancora un altro po' o la teniamo così. Ho deciso di farla cuocere giusto per altri 15 minuti, 120 gradi, sempre velocità 5 come prima.
Non potete immaginare il profumo che sta uscendo dal Moulinex. Eccola qui, è venuta perfetta. Che cosa faremo adesso? La lasceremo raffreddare. A differenza di tutte le altre marmellate e confetture, la marmellata di mele bisogna farla raffreddare prima di metterla nei barattoli, perché altrimenti si forma la muffa. Questa è una cosa che non abbiamo trovato da nessuna parte, eppure è un accorgimento importantissimo. La densità è proprio quella che volevamo, non abbiamo messo il tappo a coperchio del Moulinex, questo è un altro accorgimento importantissimo e che l'applicazione purtroppo non dice, infatti poi se andate a vedere le ricette delle marmellate sull'applicazione hanno stelle bassissime. Diventa praticamente come una crema. Per assicurarsi che la consistenza sia quella giusta, si fa la prova del piattino. Si mette la marmellata all'interno di un piattino e si vede se questa scivola o meno. Come vedete è praticamente un gel, non cade, non è liquida. Abbiamo fatto raffreddare la nostra confettura di mele e adesso la mettiamo nei barattoli. Tiepida. La marmellata di mele l'abbiamo fatta con il Moulinex High Companion, ma potete benissimo anche farla utilizzando una pentola in acciaio inox sui fornelli. Il Moulinex è stato particolarmente utile perché non bisogna stare vicino alla marmellata per girare continuamente e aver paura che magari si attacchi, perché lo fa da sé. Sono quindi le nostre marmellate. Noi abbiamo messo la marmellata ancora tiepida all'interno dei barattoli, quindi la lasciamo ancora un po' raffreddare, perché come vi abbiamo detto prima non bisogna mai chiudere la marmellata di mele quando è ancora calda, perché si formerebbe del vapore all'interno dei barattoli e quindi poi anche la muffa, quindi non fatelo. Adesso ci accingiamo a chiudere i barattoli. Noi abbiamo i famosissimi Mason Jar, quelli che potete acquistare sia da Target che su Amazon, quindi che hanno questo tappo particolare che ci permette di chiudere abbastanza bene le marmellate. Noi le consumiamo in un mese, quindi molto velocemente. Non c'è bisogno in questo caso di chiuderle ermeticamente sterilizzandole, cioè mettendole mezz'ora sul fuoco dopo il bollore. In questo caso, come vi dicevamo, noi le consumiamo subito, quindi non c'è bisogno e rimangono così.